Buongiorno amici e benvenuti a Trekking con Chris. Nella giornata di oggi ci troviamo a Campo Imperatore e stiamo facendo un giro d'anello. Per l'esattezza andiamo a fare il piccolo anello di Valle Perigoli, un giro relativamente corto, una sgambatina perché come sapete sto rientrando da un piccolo infortunio al ginocchio, quindi sto testando la tenuta dell'articolazione e quindi oggi sgambata veloce di 4 ore con diversi amici che magari vi presenterò più tardi. Siamo sul mezza costa che porta alla sella di Monte Aquila, quindi continuate a rimanere con me, andiamo. Abbiamo lasciato la sella di Monte Aquila, adesso ci andiamo ad appoggiare all'incrocio con la direttrice per poi prendere il sentiero che scende verso il rifugio Garibaldi. Siamo a circa una mezz'ora dall'inizio del nostro sentiero, andiamo! Siamo al rifugio Garibaldi, come avete visto stanno rifacendo tutti i lavori all'interno, hanno ridato una bella tinteggiata ai muri, stanno ricoprendo con del legno, veramente una buona opera di ristrutturazione, bravo il Cavalieri dell'Aquila. Adesso continuiamo la nostra avventura seguendo il sentiero in questa direzione per poi andare a prendere il valico della Portella, andiamo. We'll be right back.
Eccoci ragazzi al bivio che ci indica la discesa per la Val Mahone, bellissima, dove tra l'altro abbiamo fatto un video, ve lo lascio in descrizione qui tra le schede, con la Grotta dell'Oro e le cascate del Rio Arno, molto bella, andatela a vedere. E che cosa dirvi? Se il video vi sta piacendo, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate le campanelle per non perdere poi i video che posto. Considerate che è totalmente gratuita l'iscrizione al canale. Per voi praticamente è un semplicissimo click, per me invece vale moltissimo. Detto questo, vi esorto ad andare a vedere anche i canali social, Instagram e Facebook, dove posto tutte le foto delle mie escursioni, e lì potete contattarmi anche per farmi domande di qualsiasi genere riguardo le escursioni. E se avete delle cose da dirmi su questo itinerario, scrivetelo nei commenti qui giù. E per il resto continuiamo a salire, andiamo. Eccoci al valico della Portella, o al passo della Portella. Adesso siamo diretti in questa direzione, dove sono anche Sara e Carla. Andiamo a prendere il Monte Portella, la vetta del Monte Portella. Oggi è giornata, c'è un po' così, un po' di foschia, purtroppo fotograficamente non è un granché. Adesso andiamo. Eccoci che lasciamo il bellissimo rifugio Duca degli Abruzzi, dove abbiamo preso un caffettino veloce veloce. Adesso stiamo riscendendo per il sentiero che ci porterà di nuovo alle macchine e al rifugio di Campo Imperatore. Continuate a seguirci per questa brevissima discesa, andiamo.
Eccoci finalmente tornati all'osservatorio e alle macchine. Per oggi l'escursione finisce qui. Come vedete, la ciurma c'è tutta. C'è Graziano, Sara, Sabrina, là dietro Carletta. Che cosa dirvi? Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video che posto. Da Cristiano e dalla ciurma è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao.